Ciao, vediamo insieme come realizzare delle fusioni in un modo assolutamente originale ed efficace con Adobe Illustrator. Fondiamo più elementi tra loro, degli oggetti, delle forme, dei testi, il tutto per ottenere un risultato finale assolutamente performante per le nostre grafiche. Vediamo subito la prima tecnica veloce di fusione. Andiamo a creare la nostra forma, possibilmente una forma circolare, quindi uno strumento ellisse. L'andiamo a disegnare sulla nostra tavola di lavoro, dopodiché andiamo ad annullare il colore della traccia e ad attivare solo il colore di riempimento, però con una sfumatura. Quindi apriamo il pannello sfumatura, dopodiché gli andiamo ad applicare una sfumatura standard e l'andiamo a personalizzare. Possiamo anche fare doppio clic sui vari marker che compongono la barra della sfumatura e andare poi a personalizzare i singoli colori attraverso i vari livelli del profilo colore, in questo caso quadricromia CMYK. Oppure, sempre con questo mini pannellino aperto, posso attivare il selettore colore o contagocce e andare a prelevare il colore da un altro oggetto presente all'interno dell'area di lavoro. Dopodiché vado a rimpicciolire, mantenendolo selezionato, il cerchio appena creato. Utilizzerò la combinazione di tasti Shift più clic del mouse per ridimensionarlo in modo proporzionale. Lo farò diventare così piccolo. Dopodiché farò una copia con la combinazione di tasti Alt e clic del mouse. Come vedete si attiva il doppio cursore, che significa che siamo in modalità copia. Ne faccio una copia e la trascino sul lato speculare, quindi sull'altro lato. Ora devo andare a disegnare la fusione tra i due cerchi, quindi li vado a selezionare entrambi. Vado sul menu Oggetto, Fusione, Crea. Ora siamo solo al primo step. È necessario il secondo step, cioè definire l'intensità della fusione, quindi quando deve essere preciso il passaggio da una figura e l'altra per ottenere un unico oggetto. Torniamo quindi, mantenendo sempre il livello selezionato, sul menu Oggetto, Fusione, Opzione di fusione. Torniamo quindi sempre sul menu Oggetto, mantenendo il livello selezionato, poi di nuovo Fusione, Opzione di fusione. Si apre il relativo pannellino opzioni. Da qui, campo spaziatura, andiamo a settare passaggi specificati, naturalmente andando sempre ad attivare l'anteprima, e qui possiamo dare un numero per esempio pari a 100. Attiviamo la modalità anteprima. Se non siamo convinti del risultato, perché magari ci sembra ancora non uniforme, andiamo ad aumentare il numero di passaggi. Questo potrebbe essere un risultato abbastanza convincente, oppure possiamo trovare una via di mezzo. Quando siamo convinti del nostro risultato, diamo l'ok. Ora che abbiamo completato la fusione tra le nostre due forme, andiamo a selezionare lo strumento pennello che troviamo qui sulla palette degli strumenti. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a scrivere manualmente la nostra parola, che sarà poi l'oggetto finale della fusione con la forma appena creata. È un lavoro manuale, per cui dovremo fare un po' di esercizio e con la mano andare, attraverso appunto l'utilizzo del mouse o della tavoletta grafica, a scrivere la nostra parola, che deve essere necessariamente scritta senza mai lasciare il mouse, quindi deve essere un utilizzo continuo dello strumento. Chiaramente mi assicuro che sia attivo soltanto il colore di traccia quando avrò scritto la mia parola, dopodiché selezionerò entrambi. Poi torno sul menu Oggetto, Fusione, Sostituisci dorso. Cioè, che cosa stiamo facendo? Stiamo sostituendo la parte sostanzialmente del dorso, e quindi quello che adesso è un tracciato disegnato col pennello, con l'oggetto della fusione. Ed ecco qua, abbiamo creato questo oggetto che nasce appunto da una parola scritta manualmente attraverso l'utilizzo del pennello e successivamente fuso con un oggetto. Le soluzioni creative sono tante. Se vogliamo ottenere un effetto ancora più pulito e quindi dove non si vedono così chiari i passaggi tra una forma e l'altra, dovremo aumentare il numero di passaggi specificati. Questa potrebbe essere un'idea carina, per esempio, per ideare e personalizzare una scritta. Vediamo la seconda modalità con la quale possiamo creare un'altra fusione performante. Assicuriamoci dalla palette degli strumenti nella parte bassa che il colore riempimento e il colore traccia siano entrambi neri. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento testo e andiamo a scrivere la nostra parola. È particolarmente consigliato in questi casi utilizzare un font di tipo calligrafico, che potrebbe essere Lighthouse oppure potrebbe essere Breakout. L'importante è che sia ben chiaro e visibile e magari mantenga lo stile calligrafico. Questo per dare particolare enfasi al tipo di effetto che stiamo per costruire. Una volta scritta la nostra parola, assicuriamoci che appunto abbia sempre il colore di traccia e andiamo ad applicare uno spessore di traccia pari a 3 punti. Dopodiché, con il livello testo selezionato, andiamo sul menu Modifica,
copia e di nuovo modifica, incolla sopra, significa che incolleremo sopra il livello testo, appunto quello originale. Ora andiamo a trascinare il livello duplicato, magari in diagonale, sopra rispetto al livello testo originale. Selezioniamo entrambi e andiamo ad applicare la nostra prima fusione. Sul menu oggetto, fusione, crea e di nuovo oggetto, fusione, opzione di fusione. Settiamo i passaggi specificati, attiviamo la modalità di prima e diamo come numero di passaggi un numero pari a 20. Chiaramente l'effetto è ancora confuso, dobbiamo renderlo visibile e preciso. Apriamo il pannello livelli, apriamo il livello della fusione, selezioniamo il livello testo che sta nella parte superiore, dopodiché assicuriamoci che sia selezionato il riempimento colore, apriamo il pannellino colore e applichiamo un colore di riempimento bianco. Ed ecco il nostro effetto adesso molto ben visibile. Chiaramente, più spostiamo in alto e in basso il livello testo copia, e maggiore sarà l'enfasi dell'effetto tra una lettera e l'altra. Vediamo adesso la terza modalità di fusione. Dalla palette strumenti andiamo a selezionare un rettangolo. Applichiamo come colore di riempimento a questo rettangolo magari un colore non troppo scuro. Lo possiamo andare a selezionare appunto o facendo doppio clic sulla tavolozza dei colori che possiamo aprire dalla fine della palette degli strumenti oppure dal pannellino colore come in questo caso. Dopodiché andiamo a creare una seconda figura più piccola, magari circolare, diversa. Con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a creare una figura appunto proporzionale, in questo caso un cerchio, e andiamo ad applicare un colore più scuro rispetto al rettangolo. Anche qui possiamo aprire la tavolozza colore, quindi il selettore colore, oppure mantenendo selezionato il cerchio, sempre da pannellino colore, possiamo andare ad applicare una versione più scura di questo colore. Come per esempio in questo caso, mantenendo più o meno sempre la stessa radice cromatica. Lo sposto al centro per allineare in modo centrale le due figure, posso selezionarle entrambe, poi mi sposto nella parte superiore dove c'è il pannellino dinamico, attivo la modalità allinea e selezione e vado a centrare verticalmente e orizzontalmente le due figure in modo che siano perfettamente allineate al centro. Le mantengo selezionate, vado sul menu oggetto, fusione, crea e di nuovo oggetto, fusione, opzione di fusione. Dal relativo pannellino attivo la modalità anteprima. Come spaziatura setto sempre i passaggi specificati, in questo caso mi basterà inserire un valore che va dai 20 ai 30 passaggi. Do l'ok. Ora con lo strumento selezione diretta, la freccia bianca, tanto per intenderci, deseleziono e vado a selezionare la figura più piccola, il cerchio. Che cosa succede? Se la sposto, questo effetto di profondità che abbiamo creato con la fusione si sposta a seconda di dove muovo e di dove sposto appunto nello spazio la figura più piccola. Posso enfatizzare questo effetto andando magari a scurire ancora di più il cerchio. Come in questo caso, ecco creata una figura con una profondità tridimensionale in modo assolutamente semplice, con pochissimi step, attraverso la modalità di fusione. Vediamo infine la quarta modalità di fusione che utilizza uno strumento finora ancora non utilizzato, e cioè il pennino. Assicuriamoci di avere soltanto il colore di traccia attivo, dopodiché andiamo a disegnare liberamente due tracciati con lo strumento penna, uno più grande e uno più piccolo nella parte bassa. Chiaramente posso andare a modificare i singoli punti di ancoraggio per renderli più morbidi, più curvilinei, semplicemente selezionandoli manualmente e poi dal pannellino dinamico nella parte in alto posso andare a convertire il punto di ancoraggio selezionato in un punto curvo. Posso agire chiaramente anche con le maniglie che si attivano una volta selezionati i punti di ancoraggio, proprio come sto facendo io. Dopodiché selezioniamo entrambe le figure, o meglio entrambi i tracciati disegnati, andiamo sul menu oggetto, poi fusione e crea. Siamo allo step di mezzo, torniamo quindi sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione. Settiamo sempre come passaggi specificati un numero in questo caso molto più alto che va dai 200 ai 300 passaggi. Attiviamo la modalità anteprima e poi l'ok. Abbiamo disegnato una figura che potrebbe essere una figura conica, che possiamo modificare in ogni singolo punto di ancoraggio, semplicemente andando a selezionare di nuovo i punti di ancoraggio e modificandoli proprio come abbiamo visto prima. In questo caso possiamo diminuire le dimensioni dell'area finale o dell'area iniziale, quella del tracciato superiore più grande. E selezionando l'intera figura possiamo andare per esempio ad applicare una sfumatura, come in questo caso. Insomma, le modalità di colorazione o di gestione delle forme che andiamo a realizzare, come in questo caso, sono sostanzialmente infinite. Possiamo quindi essere pienamente creativi dando libero sfogo alle nostre idee. Se ti è piaciuto questo video ti invito a iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!